Questa serie di lezioni che stiamo per iniziare si occupa di discutere, di ragionare intorno alla storia, alla filosofia e all'antropologia della medicina. Intanto bisogna ragionare sul fatto di che cosa sia la medicina, che comunemente viene intesa come una materia di tipo scientifico. E in effetti la medicina è una materia di tipo scientifico per due motivi principali. Il primo è legato all'autorevolezza della materia stessa, in quanto le persone si rivolgono al medico, si rivolgono all'esperto nel campo medico perché hanno sicuramente un problema che desiderano sia risolto. L'altra modalità secondo la quale possiamo definire la medicina una materia scientifica è il fatto che la medicina moderna utilizzi la statistica per misurare la quantità e la qualità delle proprie prestazioni. La statistica è comunque una parte della matematica e quindi aver utilizzato uno strumento di tipo quantitativo matematico fa sì che la medicina faccia parte dell'ambito delle materie, scientifiche. Ho scelto per iniziare questa frase che viene estratta da una tragedia di Sofocle, l'Aiace, perché ci ricorda un po' in modo semplice che cosa c'è alla base di ogni discorso medico. Alla base di ogni discorso medico esiste il fatto che gli uomini hanno bisogno di aiuto. Possono aver bisogno di aiuto in quanto soffrono, in quanto hanno delle malattie che provocano loro dei problemi. E quindi l'ammonimento dell'antico tragediografo è proprio questo, insomma. Non c'è per gli uomini la possibilità di sfuggire al male, e poi c'è una connotazione che forse è ancora più inquietante, che è quella legata al concetto di sorte, quindi di fortuna. Alcune persone si ammalano, altre persone non si ammalano magari per un lungo periodo, anche se poi il destino finale degli esseri viventi è la morte, e ciò nonostante la medicina interviene in modo paritario in tutte e due queste situazioni. In questa figura vedete due protagonisti della medicina antica, che sono appunto Ippocrate e Claudio Galeno, che sono ritratti in un affresco del XII secolo della cripta della cattedrale di Anagni a Frosinone. Sono legati tra di loro sia Galeno che Ippocrate, perché pur essendo vissuti ad alcuni secoli di distanza uno dall'altro, quindi Ippocrate nel V-IV secolo avanti Cristo e Galeno nel II-III secolo dopo Cristo, le loro opere sono talmente intricate tra di loro, talmente complementari, che di fatto sono stati presi a modello per tutta la medicina medievale. I loro insegnamenti si sono protratti addirittura fino al 1700 inoltrato. E ancora oggi hanno molto da insegnarci, soprattutto per quanto riguarda il rispetto nella capacità della natura di aiutare gli esseri viventi e gli esseri umani a guarire con le sole proprie forze. Alla base della medicina esiste un concetto molto semplice, che è quello della casualità. Che cos'è la casualità? È quello che provoca un accidente. Una malattia è legata alla sua causa. Quindi scoprire la causa di una malattia vuol dire in un certo senso già curarla. Oltre la causa esiste anche l'evidenza dell'effetto della causa stessa, cioè del suo effetto, no? Quindi una malattia esiste in quanto tale perché ha una causa e questa causa produce a sua volta un'evidenza della malattia stessa. Oggi il termine evidente è molto diffuso. E lo sentite moltissimo in televisione quando intervistano qualche ricercatore su qualche argomento. La medicina scientifica ha bisogno di dimostrare l'evidenza di una determinata ipotesi oppure l'evidenza di un determinato risultato terapeutico perché la malattia possa essere considerata curabile e poi guaribile. Ma questo concetto di evidenza
è un qualche cosa che ha avuto una sua profonda evoluzione nell'ambito della storia della medicina, fino ad arrivare a quello che noi intendiamo come evidente in campo scientifico, che è relativamente recente ed è nato più o meno tra l'inizio e la metà del XIX secolo, cioè del 1800, soprattutto attraverso le conclusioni filosofiche del positivismo, una corrente filosofica francese. Costruita da un famoso filosofo di quel tempo che si chiamava Comte, il quale ha interpretato in modo positivo l'evoluzione del sapere umano per risolvere, per migliorare la vita della gente. La necessità di dover spendere, di dover impiegare al meglio le risorse disponibili per la sanità ha fatto sì che in epoca relativamente recente sia nata proprio una corrente che gli stessi protagonisti che la applicano non hanno sempre il coraggio di chiamare col loro nome, che di fatto è una forma di filosofia scientifica, che è la medicina basata sull'evidenza, che è la cattiva traduzione italiana di un termine anglosassone, evidence-based medicine, che in realtà sarebbe la medicina basata sulle prove di efficacia di un qualsiasi farmaco, di un qualsiasi prodotto. Perché appunto per utilizzare su larga scala una medicina, un farmaco, un prodotto, dobbiamo essere sicuri che questo funzioni e sia utile per il maggior numero di persone possibili in modo assolutamente certo. Quindi è una metodologia di tipo statistico, la medicina basata sull'evidenza, su cui si regge un po' tutta la nostra medicina contemporanea. Le persone quando vanno dal medico non si rendono conto di questa cosa perché non è il loro mestiere, ma il medico quando prescrive un farmaco lo prescrive secondo i dettami dell'evidenza. Vuol dire che quel farmaco è stato sottoposto a numerose prove, a numerosi esperimenti e questi hanno dato tutti un esito assolutamente positivo e hanno fatto in modo che questo farmaco possa entrare in uno dei componenti della spesa sanitaria dello Stato che glielo fornisce come sistema assistenziale. Questo almeno nella nostra civiltà occidentale, nei paesi dell'Occidente europeo, nei paesi che hanno un sistema sanitario che fornisce l'assistenza sanitaria di base gratuitamente al maggior numero di persone possibili. Non sempre la cosa è uguale in tutti gli stati del mondo. Ci sono stati del mondo in cui questo tenore di evidenza è applicato in modo ancora più rigido, perché come negli Stati Uniti c'è una grossa importanza delle compagnie assicurative, una compagnia assicurativa per poter fornire un trattamento deve essere sicuro che questo sia valido, funzioni e quindi sia economicamente, tra virgolette, vantaggioso. Questa serie di lezioni che iniziamo oggi vuole anche un po' interagire da un punto di vista culturale con i diversi strumenti di cui è fatta la medicina. La medicina è fatta di scienza, ma è fatta anche di umanità, è fatta anche di rapporto e relazione col paziente, è fatta anche di applicazione di tecniche scientifiche alla salute del paziente, alla condizione umana del paziente per portarlo in una condizione di migliore stato esistenziale. La medicina, fondamentalmente, se noi vogliamo arrivare al dunque del suo scopo, è un qualche cosa che deve aiutare il prossimo. E si fa, il medico opera in quanto è mosso da filantropia, cioè amore per l'essere umano. Questa è la base dell'insegnamento filosofico che già Aristotele, il grande filosofo del terzo, quarto secolo, del terzo secolo avanti Cristo, aveva perfettamente compreso. Non dimentichiamoci che la medicina ha a che fare con il corpo umano e il corpo umano è un qualche cosa che spesso sorprende chi tenta di studiarlo, in quanto non sempre a determinate cause seguono determinati effetti. Quindi ho voluto mettere la citazione di questa frase del grande scrittore tedesco Thomas Mann,
che ci dice che la vita ha paura, non ha sempre un esito di esattezza. Tanto è vero che a volte le persone guariscono e non si sa nemmeno bene perché siano guarite. Certamente la medicina le ha aiutate, ma a volte guariscono da sole e a volte non sempre la stessa medicina ha lo stesso effetto sulle stesse persone. Certamente poi da un punto di vista statistico abbiamo una capacità di vedere un risultato affidabile, no? Per cui ci dice che un determinato farmaco, la statistica, è più utile se viene somministrato che se non viene somministrato, che è meglio fare i vaccini piuttosto che non farli, che le malattie reagiscono meglio a determinati trattamenti che ha l'astensione dai trattamenti stessi. Però c'è sempre un margine di variabilità nei risultati di questi trattamenti e purtroppo esistono anche gli effetti collaterali dei farmaci che possono provocare dei guai di cui non sempre è possibile fare una previsione. La medicina è soggetta anche a una riflessione che riguarda la filosofia della scienza. Che cos'è la filosofia della scienza? La filosofia della scienza è una parte della filosofia che si occupa fondamentalmente di studiare se un determinato metodo scientifico ha dei criteri filosofici di esattezza, di logicamente corretti, logicamente studiati, in modo da poter essere considerato un modo di studio della natura affidabile. Non tutti i filosofi della scienza sono stati d'accordo su questa definizione. Ce n'è uno in particolare che è un filosofo austriaco che si chiama Paul Feyerabend, il quale addirittura sosteneva che è meglio evitare che lo scienziato conduca le proprie ricerche attraverso un metodo ben definito, che anzi debba essere questo scienziato lasciato il più libero possibile di sperimentare, perché più sperimenta e più ottiene una libertà di sperimentazione, e maggiore sarà il risultato, maggiore sarà la frequenza di qualche cosa di geniale che possa veramente aiutare gli esseri umani. È una visione molto estremista, su cui non è che io personalmente sia totalmente d'accordo, però Feyerabend sostiene che esista un po' una teoria anarchica della conoscenza. Lui dice: lasciate che le persone intelligenti sperimentino e qualcosa di buono salterà comunque fuori. È più che altro un'interpretazione di tipo politico. Purtroppo la scienza moderna, come tutte le grandi istituzioni, e tende a essere un po' autoreferenziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha i propri organi di controllo, vuol dire che ha i propri opinion leader, vuol dire che ha una scala gerarchica in cui ci sono persone che occupano dei posti chiave all'interno di questi organi di controllo, e alla fine ci dice Feyerabend, la scienza stessa diventa un'istituzione di tipo quasi religioso da cui è impossibile dissentire. Lui fa ad esempio l'esempio di Galileo, dice che se Galileo non avesse violato il paradigma, il modo di comportarsi della civiltà in cui viveva, puntando quindi il cannocchiale nei confronti del cielo stellato, e non avesse detto che la Terra girava lei intorno al Sole e non il contrario, non avremmo oggi una visione dell'universo quale noi abbiamo. Per fare questo, Galileo violò tutte le regole del gioco, tanto è vero che poi fu per prima cosa processato da quello che era l'organo di controllo assolutamente non eludibile del tempo, che era appunto la Santa Inquisizione. Fu chiamato a Roma e gli venne chiesto conto di queste affermazioni che uscivano da una concezione dell'universo di tipo aristotelico e tolemaico, che affondava le sue radici nel Medioevo, ma però era ritenuta dalla Chiesa e quindi dalla scienza ufficiale, che non poteva dissentire dai termini ecclesiastici, dai termini della Chiesa imperante, perché aveva violato questo paradigma. Il povero Galileo disse: sì, l'ho fatto per analogia, ho puntato il mio telescopio nei confronti del cielo e ho dedotto queste cose, ho dedotto. Lui usa il concetto di analogia, dice: ho puntato il cannocchiale,
verso un albero che stava su una collina vicino casa e mi ha dato un certo ingrandimento. Ritengo pertanto che se lo punto nei confronti del cielo, se lo indirizzo nei confronti del cielo, lo stesso cannocchiale mi farà vedere qualcosa che esiste realmente. Ma questo ai cardinali dell'Inquisizione non bastava. Tanto è vero che la prova matematica del fatto che la Terra giri attorno al Sole dovette aspettare qualcosa come un secolo. E fu scoperta da un astronomo inglese che si chiamava James Bradley intorno al 1730, il quale poi ne derivò una formula matematica che rendeva assolutamente certo che era la Terra che girava attorno al Sole e non viceversa. Il povero Galileo non aveva una formula matematica da far vedere ai cardinali, del Sant'Uffizio, per cui fu costretto a scegliere tra la morte sul rogo, come era successo a Giordano Bruno solo una trentina d'anni prima, o ad abiurare quella che veniva ritenuta una falsità. E Galileo abiurò. Ecco, questo purtroppo è come sono andate le cose, e quindi bisogna stare sempre attenti perché la scienza moderna ha delle regole che vanno seguite, e grazie al cielo sono meno, diciamo così, intolleranti di quelle dei cardinali del Sant'Uffizio. Però comunque bisogna rispettarle, perché altrimenti quello che noi scopriamo non è più condivisibile. La condivisibilità di un concetto e di una scoperta scientifica è un qualcosa che nasce subito dopo Galileo, alla fine del 1600, quando in Inghilterra viene fondata la Royal Society, che è un'associazione di scienziati di cui per far parte bisogna presentare dei lavori che siano scientificamente riproducibili in qualsiasi parte del mondo. Quindi vuol dire che se io presento un lavoro scientifico e lo pubblico, qualsiasi persona, anche dalla parte opposta del mondo, seguendo le istruzioni che sono contenute all'interno di questo lavoro scientifico, deve ottenere lo stesso risultato che ho ottenuto io agli antipodi di questo globo terrestre, altrimenti non è un lavoro scientifico, è un lavoro di opinione fatto da chi lo presenta, ma non è un lavoro completamente condivisibile. Dicevamo appunto che filosofi come Feyerabend hanno affrontato la negazione del sistema, ma ci sono stati altri importantissimi filosofi della scienza, come ad esempio Karl Popper, che hanno dimostrato come non esista un'osservazione teorica priva di presupposti di tipo speculativo anteriore. Quindi non è che uno scienziato scopra qualcosa perché gli viene il colpo di fulmine, deve prima mettersi a tavolino e pensare che cosa vuole articolare, fare un cosiddetto piano di ricerca. Oggi che le ricerche costano moltissimo, è difficile che esista una persona che si metta su in un laboratorio e faccia queste grandi scoperte. Esiste la necessità di avere dei grandi finanziamenti, e quindi per ottenere questi finanziamenti bisogna presentare un progetto che sia attendibile da un punto di vista teorico e che sia anche sostenibile da un punto di vista bioetico. Quindi deve passare due forme di controllo un progetto scientifico. Deve passare un controllo di tipo tecnico che, diciamo così, approva che, la modalità con cui viene condotto l'esperimento, e deve passare un controllo di tipo anche etico che approva il modo in cui l'esperimento stesso viene condotto, quindi che non sia un esperimento che farà del male a degli altri esseri umani. Queste due modalità sono modalità molto recenti, che sono nate nel dopoguerra e sono nate in seguito al secondo dopoguerra e sono nate per le atrocità che ha commesso la medicina scientifica, perché tali si ritenevano, nazista. I nazisti nei campi di concentramento e di sterminio hanno esercitato dei crimini di sperimentazione, infischiandosene del giuramento di Ippocrate, che poi vedremo che già prevedeva
il fatto che non si potessero fare determinate cose, ma la violazione delle regole etiche che è stata condotta la medicina nazista è stata così forte che nel dopoguerra, dopo il 1945, si è sentito il bisogno di costruire un sistema di regole molto rigide, molto il più efficaci possibili, per evitare che simili nefandezze si ripetano in futuro. Il primo medico, il primo scienziato, possiamo chiamarlo così, che ha tentato di rompere, come si può dire, la costruzione dell'ovvietà di ciò che fosse o meno vero e di ciò che fosse o meno falso nello studio della natura, è stato Senofane di Colofone, che come avete visto dalla diapositiva vive circa all'incirca nel VI secolo a.C. Che cosa fa Senofane di Colofone? Fa una cosa fondamentale, si rifiuta di credere a ciò che i nobili e soprattutto la casta sacerdotale del tempo, che era quella che deteneva anche il potere dell'insegnamento, il potere della trasmissione della cultura, insegnano a riguardo della natura. Ora, questo vi dice vi dà un'informazione, una verità profonda, che è la seguente: sapere ovviamente è potere, e nel corso dei secoli la cultura, il sapere è sempre stato patrimonio di determinate classi di potere che si sono sempre ben guardate dal condividere la loro conoscenza diciamo così, con le persone più ignoranti. Hanno sempre tentato di tenere il più possibile nell'ignoranza le classi subalterne. Questo nell'antichità accadeva con particolare evidenza, diciamo così. C'è l'esempio proprio classico che si può fare, quello dell'antico Egitto, dove i sacerdoti del culto di Amon e degli altri grandi dei dell'antico Egitto, erano anche i detentori dei segreti della medicina. Non per niente vicino ai templi esistevano le case della vita, dove si guarivano, si curavano con una medicina molto sofisticata le persone malate, ed esistevano le case della morte, dove si preparavano i cadaveri dei morti al viaggio, al lungo viaggio nell'aldilà, attraverso le procedure della mummificazione, che in effetti in Egitto non era un processo di cui si sarebbe necessariamente avuto bisogno, perché il clima secco dell'Egitto fa sì che di fatto un cadavere abbandonato in un deserto si mummifichi da solo, ma la ritualità con cui veniva compiuta la mummificazione dava un ulteriore prestigio, soprattutto sull'aldilà, alla classe sacerdotale. E i più ricchi si portavano all'interno del proprio sarcofago il lunghissimo papiro del Libro dei Morti che conteneva tutte le formule che avrebbero dovuto recitare nell'aldilà per essere ammessi a una vita ultraterrena soddisfacente. E questo era tutto in mano alle classi sacerdotali. Noi sappiamo molto bene come andavano le cose perché lo storico Erodoto di Alicarnasso, nel V secolo a.C., si reca in Egitto, osserva attentamente tutta questa modalità e questo modo di vivere e ce ne lascia una descrizione approfondita e coerente nel secondo libro delle sue storie, che vi invito a leggerlo perché ancora oggi è una lettura splendida, in cui Erodoto ci racconta come venivano gestite come veniva gestita la vita e la morte degli antichi egiziani da parte delle caste sacerdotali, che è ancora oggi un racconto che vale la pena di leggere. Naturalmente Senofane rompe un po' le uova nel paniere a quelle che sono le classi dominanti, perché lui rivendica fondamentalmente la libertà di poter studiare la natura da un punto di vista libero, da un punto di vista dotato di una determinata capacità di affrontare il problema in modo autonomo, senza magari l'interferenza di un precetto divino, un po' come facevano i cardinali con Galileo. Senofane dice sacerdoti dei suoi dei dell'antica Grecia, lasciatemi in pace, io studio la natura per conto mio e quello che scopro vuol dire che secondo me è un qualche cosa di cui razionalmente sono convinto.
Un altro scienziato del tempo che dobbiamo citare più o meno contemporaneo è Alcmeone di Crotone, che è particolarmente importante da un punto di vista medico, perché è la prima persona di cui abbiamo sicura notizia nella storia dell'umanità che si mette a fare un'indagine autoptica, un'indagine anatomica sul corpo dei suoi simili. E Alcmeone scopre delle cose molto interessanti, soprattutto riguardo degli organi di senso. Alcmeone scopre, ad esempio, che le orecchie e gli occhi sono in comunicazione diretta con il cervello. Ora, non è detto che essere in comunicazione col cervello dava automaticamente, un particolare livello di nobiltà a questi organi. Gli esseri umani, anche nel VI e V secolo a.C., sapevano benissimo che pensavano, che avevano un'idea della realtà. Ma dove esistesse l'organo che pensava, questo non lo sapevano. Sapevano però che se venivi accecato, ti tagliavano un orecchio, non sentivi più, né vedevi più. E questo era già un dato interessante. Però per molti secoli, ad esempio, la posizione in cui veniva individuato il sentimento non era il cervello, ma era il cuore. Il cuore, secondo il filosofo Empedocle, che vedremo più avanti, era la sede dell'anima, la sede del sentimento, in cui il sangue, che era il principio vitale che portava in giro le idee per il corpo, trovava la propria posizione ideale. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista anatomico, persino sul processo conoscitivo, gli antichi greci non erano assolutamente d'accordo. C'era molta confusione. Di sicuro, però, si sapeva che con gli occhi si vedeva e con le orecchie si ascoltava. E questo era vicino a qualche cosa che noi definiamo cervello, definiamo encefalo, ma che non aveva per gli antichi la stessa importanza da un punto di vista anatomico e di fisiologia, quindi di comportamento anatomico, che ha oggi per noi esseri umani. Dicevo appunto di Empedocle, che aveva anche delle profonde condizioni mediche, il sangue era un po' l'elemento pensante. E poi lui si rifaceva un'interpretazione della realtà naturale che era basata sempre sull'esistenza dei famosi quattro elementi cardinali, quindi l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, che esistevano nell'esterno, ma esistevano anche nell'interno del corpo. Tanto è vero che il cuore era considerato per molti secoli la sede del respiro, la sede della fiamma vitale, la sede del principio vitale. E se voi entrate nelle nostre chiese, noterete che negli ex voto, che sono appesi alle mura, ai tabernacoli, agli altari di molti santi, è raffigurato un cuore d'argento dorato, un cuore d'argento luccicante con su una piccola fiammella. La fiammella è un'eredità dell'antichità classica. L'ex voto cattolico che voi vedete adesso non si useranno più tanto, ma ci sono alcuni santuari dove gli ex voto sono molto frequenti. Fermatevi un attimo a riflettere su questa fiammella che vedete al centro della rappresentazione in metallo del cuore. È il principio vitale che già Empedocle di Agrigento sosteneva, la fiamma vitale che esiste nel cuore. E non per niente, vicino al tempio più importante della Valle dei Templi di Agrigento esisteva l'ospedale. Perché già allora l'ospedale, come era avvenuto nell'antico Egitto, era parte integrante di una catena di comando sacerdotale di cui la medicina faceva parte. La medicina era un'arte sacra e infatti era stata inventata, tra virgolette, da un semidio, che era appunto il figlio di Apollo, no? Asclepio, figlio di Apollo, e l'inventore della medicina. Quindi, essendo Apollo figlio di Zeus, quindi uno degli dei più importanti, Asclepio in un certo senso era nipote di Zeus, quindi del re degli dei, e Asclepio inventa la medicina e diventa talmente bravo nel curare gli uomini che sulla terra non muore più nessuno, dice il mito. Tanto è vero che a un certo punto Zeus
interviene e qualcuno dice fulmina addirittura Asclepio, che forse non era completamente immortale, e qualcun altro dice lo obbliga a smettere di curare con tanta abilità gli esseri umani perché gli esseri umani sono per definizione mortali, non sono divini, no? Ciò che distingue il mortale dall'immortale è appunto il fatto che il mortale muore. Un Dio non muore. Poi, ad esempio, la teologia cattolica ha inventato diverse gradienti di immortalità. Abbiamo, ad esempio, gli angeli che non muoiono, però sono a un livello di potenzialità divina inferiore al Dio unico. Quindi ci sono vari gradini anche di immortalità. Nel caso della medicina antica greca, che si occupava degli esseri viventi, Asclepio aveva esagerato, insomma, all'uomo non è concesso di vivere in eterno. Questo aprirebbe discorsi lunghissimi da fare, che adesso non è il momento e che faremo sicuramente nelle prossime lezioni di questo corso. Se c'è un filosofo che ha dato un po' il via a tutto un discorso culturale particolare, importante dell'antica Grecia, questo ha il nome di Anassagora. Anassagora, tra l'altro, non è particolarmente né citato né studiato in campo filosofico. È un autore che nei corsi di filosofia del liceo viene fatto abbastanza in fretta, insomma, è un autore abbastanza trascurato. Eppure Anassagora è un autore estremamente interessante per due motivi. Intanto perché è un autore di tipo politico. Lui è amico di Pericle, Pericle è il dittatore, diciamo così, il capo politico di Atene per circa 30 anni. E Anassagora vive nella stessa Atene di Pericle, nella grande Atene che ha affermato la propria supremazia economica e politica sull'intera Grecia. Quindi quello che Anassagora dice a lezione è estremamente importante. Ha una classe, diciamo così, di studenti molto valida, molto importante, e tra quei banchi siedono probabilmente sia Socrate che addirittura Ippocrate stesso, che è probabile che abbia derivato una parte dei suoi insegnamenti, del suo modo di vedere la vita, dalle lezioni di Anassagora. Cosa ci dice Anassagora? Ci dice fondamentalmente nella sua opera, che ha un titolo molto usato dagli antichi filosofi greci, che è Sulla natura, in greco suona peri physeos, intorno alle cose della natura. Cosa ci dice Anassagora? Ci dice che l'uomo ha la libertà di poter indagare liberamente la natura e di farsene un'idea. E ciò dicendo sostiene cose che sono un po' come Galileo nel IV-V secolo avanti Cristo. Sostiene ad esempio che il Sole non è affatto tirato dal carro di Apollo, cioè che quando sorge il Sole non c'è Apollo sul suo carro che attraversa l'orizzonte con i cavalli infuocati, ma semplicemente il Sole è un disco di metallo infuocato, un disco di metallo fuso, rovente, che splende nel cielo e quindi è un qualcosa di concreto, di materiale, che di divino non ha nulla. Ora, questo per le classi dominanti dell'Atene del tempo, che sono comunque classi nobiliari, anche se ridotte in un certo senso in un angolo dallo sviluppo della prima grande democrazia storica, ricordatevi che nell'Atene classica ogni giorno si eleggeva il capo dell'assemblea, diciamo così, governativa della città, quindi anche una persona di umili origini per almeno un giorno a sorte poteva diventare una specie di presidente del Senato di quella che formalmente poteva essere la Repubblica Ateniese. Quindi, in un ambito che formalmente è di tipo democratico, Anassagora ha la libertà di affermare cose che sono in assoluto contrasto con l'antica religione dei padri. E questo gli provoca un'accusa di blasfemia. Non pensate che nell'antichità classica fosse totalmente possibile dire tutto quello che a uno veniva in mente.
Forse nel chiuso di certi circoli, di certi cenacoli culturali, questo era possibile, ma un filosofo non poteva dire sempre quello che pensava in pubblico, perché le persone più ignoranti, oppure quelle in malafede, avrebbero potuto utilizzare in modo strumentale determinate affermazioni. Quindi Anassagora esce un po' dalla carreggiata, diciamo così, del conformismo e questo lo costringerà poi ad abbandonare Atene per un'accusa di blasfemia. Però il suo insegnamento fondamentale è molto semplice. Secondo Anassagora, il fine ultimo del sapere dell'uomo è quello di poter modificare il mondo. Ed è un insegnamento estremamente moderno. Estremamente moderno, perché gli altri grandi filosofi suoi contemporanei, sto parlando prima di Platone e poi nel secolo successivo Aristotele, sono filosofi geniali, pensatori straordinari, ma non si sognano minimamente di rivoluzionare il contesto politico e di potere in cui vivono. Anzi, addirittura Aristotele sarà il precettore di corte dei re di Macedonia e se ne starà bello contento a insegnare ai principini e ai nobili macedoni tante cose interessanti, senza tentare minimamente di scalfire la giustezza o meno di questa modalità, di governo. Le figure di filosofi rivoluzionari sono un qualche cosa, e lo saranno sempre anche nel corso della storia, saranno qualche cosa di estremamente raro. E Anassagora è il primo di una breve lista, e infatti pagò duramente con l'esilio una posizione di profonda onestà intellettuale. Verrebbe da dire che nella vita ti perdonano tutto meno che l'intelligenza, eh? Mai sembrare troppo intelligenti, mai utilizzare l'intelligenza in modo troppo acuto perché si scatena poi tutto un insieme di invidie, di risentimento, di paure che portano all'esclusione di un determinato soggetto così coraggioso. Però l'influenza di Anassagora fu profonda soprattutto sulla medicina ippocratica, sulla medicina fondata da Ippocrate che nasce come una modalità di ricerca priva di compromessi con la natura. Ippocrate non si sogna minimamente di mettere in discussione il mondo greco in cui lui vive, quindi non si sogna minimamente di mettere in discussione le divinità, gli dèi e altre cose del genere, però all'ombra di questo ombrello protettivo, Ippocrate sviluppa una medicina assolutamente rivoluzionaria per il tempo, perché il tempo in cui vive Ippocrate è ancora il tempo dei ciarlatani, dei maghi, di quelli che vendono le pozioni che fanno guarire, che poi in realtà non sono assolutamente così efficaci. Anassagora invece pesta i piedi alla potente lobby nobiliare dell'Atene del tempo, che digeriva male la nuova classe commerciale, mercantile che aveva preso il potere nell'Atene di Pericle e che si era arricchita a dismisura commerciando con le proprie navi per tutto il Mar Egeo e per tutto il Mediterraneo. Sarà probabilmente questa quinta colonna nobiliare a chiamare in aiuto gli Spartani e a far scoppiare la prima grande guerra mondiale dell'antichità, che è la cosiddetta guerra dei Trent'anni o guerra del Peloponneso, tra la coalizione delle città greche guidate da Sparta, che è una coalizione fondamentalmente di tipo conservatore, che rivendica gli antichi valori della civiltà greca, eccetera, eccetera, e la sovversiva Atene, che invece rivendica la libertà dell'individuo, la libertà del commercio, la libertà del pensiero, la libertà di costruire un mondo a misura di un uomo che si senta libero di vivere all'interno di un'epoca storica. Questo è un conflitto epocale tra due visioni della civiltà che troveremo molte volte poi nella storia umana. Contemporaneamente ad Anassagora abbiamo un altro soggetto filosofico estremamente interessante. Anche lui avrà una visione conoscitiva del mondo che continuerà ancora per molti, molti secoli.
Si tratta di Democrito, Democrito di Abdera, che è passato alla storia come il fondatore dell'atomismo. Che cos'è l'atomismo? Democrito dice che tutta la nostra realtà fisica, che noi siamo in grado di apprezzare, è fatta da particelle infinitesimali che lui chiama atomos, che vuol dire non sono tagliabili, perché viene dal termine greco A, alfa privativo, temno, che vuol dire taglio. Quindi un atomo è un qualcosa che non si può dividere. E secondo Democrito la realtà è fatta da questi atomi indivisibili che si aggregano in modo casuale tra di loro e danno forma alle diverse forme di vita, quindi agli uomini, agli animali, alle piante, eccetera, eccetera. Aveva visto molto lontano come ci sia arrivato da un punto di vista concettuale. E rimane un mistero, perché non aveva certamente il microscopio e soprattutto non aveva un acceleratore di particelle come al CERN di Ginevra. Oggi sappiamo che non esiste un atomo indivisibile, che l'atomo a sua volta è composto da tante particelle subatomiche, siamo andati alla ricerca del bosone di Higgs e compagnia bella. Democrito non ha nulla di tutto questo, ma ha questa illuminazione. Esistono gli atomi, esiste qualcosa di invisibile che costruisce il visibile. Detto questo, è un gesto ancora più rivoluzionario di quello compiuto da Anassagora, perché il rovescio della medaglia è l'assoluto materialismo. Cosa ci dice Democrito? Allora gli dèi non servono a niente, perché gli dèi non creano gli atomi esistono già di per se stessi. Ed esistono come tali da sempre, no? Infatti Epicuro, che è un filosofo ateo per eccellenza, sposa in pieno le teorie di Democrito. Democrito vede talmente lontano che probabilmente non si rende neanche conto di quello che ha combinato costruendo una teoria del genere. Però una vita lunghissima, pare che sia vissuto per circa un secolo e sia dedicato lungamente a studi. A raccolta di cataloghi, di notizie, di informazioni, eccetera, eccetera, fosse non completamente conscio della rivoluzione che aveva introdotto nell'ambito culturale umano, perché lui non riesce, forse a vedere che cosa ha combinato, però ha fatto un gesto di assoluta sovvertimento di determinati valori agendo sull'infinitamente piccolo, su quello che non si vede. Quindi tutto quello che l'uomo vede dopo Democrito, se segue la teoria di Democrito, non è altro che un'immagine composta fatta da tantissime piccole particelle che si sono aggregate tra di loro fino a dare luogo alla realtà come noi siamo in grado di vederla. Nel frattempo la realtà esterna di Democrito è cambiata perché è scoppiata la guerra dei 30 anni tra Sparta ed Atene e la situazione politica e anche sociale di tutta l'intera Grecia è cambiata profondamente. Che la guerra dei 30 anni è un qualche cosa che cambia moltissimo l'equilibrio non solo della Grecia, ma di tutto il bacino orientale del Mediterraneo e forse anche di più, come ha fatto notare il grande storico inglese Arnold Toynbee, perché comunque è una guerra senza esclusione di colpi. Alla fine vincerà Sparta, vincerà di poco, ma il prezzo di questa vittoria sarà estremamente faticoso poi da digerire e da sopportare per tutta la complessa e delicata architettura delle varie città-stato greche. Ci dice Democrito che la materia quindi è onnipresente, che si forma da sola o comunque non ha bisogno di nessun creatore, che è formata da questi atomi che si muovono e si aggregano secondo due leggi fondamentali, che sono quella del caso, la casualità con cui gli atomi si incontrano, e quella della necessità, cioè il dover assumere determinate forme perché c'è necessità che esistano, necessità è una parola estremamente ambigua, esistano determinate forme di vita o anche forme di minerali, di piante e via dicendo. Il caso è un fattore esistenziale di terribile angoscia. Quando usciamo di casa la mattina
Non è detto che succeda, ma ci potrebbe cadere una tegola in testa, potremmo scivolare mentre prendiamo un mezzo pubblico, potremmo non vedere una macchina mentre attraversiamo la strada ed essere travolti. Questi sono accidenti legati al caso. Quindi dal caso bisogna stare molto molto lontani, questo dice la psicologia più nascosta e profonda dell'individuo. E come si fa a contrastare il caso? Gli antichi greci che vedevano molto lontano crearono una divinità che contrastasse il caso e questa divinità era appunto la necessità a cui loro danno il nome di Ananke, una dea misteriosa, molto potente, la madre tra l'altro delle parche, cioè quelle che decidevano il destino dei singoli esseri viventi, da cui anche i grandi dei dell'Olimpo si guardavano bene di avere troppo a che fare, perché la necessità aveva un po' l'ultima parola. Quindi da una parte abbiamo l'angoscia del caso, di quello che mi può succedere, e dall'altra la necessità che tenta di limitare l'intervento del casuale. Apriamo una piccola parentesi. I greci non credevano minimamente che ci fosse un dio che avesse creato il mondo, eh? Prima degli dei, ci dice Esiodo nella sua opera poetica, esisteva il caos, che sarebbe poi la traslitterazione della parola caso. Esisteva un accumulo enorme di materia indisposta a cui lentamente viene dato ordine e forma dagli dei che si succedono e che non si sa bene neanche da che parte arrivino. Non è come la nostra visione cristiana in cui esiste un Dio benevolo che crea l'universo e lo fa tra l'altro usando uno strumento assolutamente innovativo, che è quello della voce. Ricordatevi la parola, il potere creativo della parola, no? Cosa c'è nella Genesi? Dio disse sia luce e luce venga fatta. No, per gli dei, tutte queste, per i greci, tutte queste cose non esistono minimamente, no? Esiste la materia informe, lentamente questa materia informe dal caos passa a una forma di tipo razionale, ma rimane questo seme del caos, questa paura che qualche cosa di ingovernabile possa invadere la vita umana. E a questa ingovernabilità si può fare rimedio soltanto attraverso la necessità. Abbiamo uno strumento perfetto di racconto di questa ambiguità binaria che esiste tra caso e necessità, ed è la tragedia greca. Guardate, basta leggere le tragedie greche, a volte ti viene la sensazione che di più non ci sia necessità, perché in fondo la tragedia greca è già un qualche cosa che contiene il tutto. Una tragedia greca dove abbiamo una chiara visione della presenza del caso è quella di Eschilo. Eschilo è il più antico dei tre tragediografi greci classici, Eschilo, Sofocle e Euripide, non cadiamo nella solita barzelletta che tutti conoscono. L'Oresteia di Eschilo è un componimento in tre tragedie che narra della vicenda di Oreste che trova al ritorno dalla guerra, trova che suo padre, Agamennone, è stato ucciso da sua madre, Clitennestra, con l'aiuto dell'amante Egisto e quindi questo delitto orrendo deve essere vendicato. Gli dei impongono a Oreste di uccidere sua madre e il suo amante. Ora è vero, la madre ha ucciso il padre, però non è che il figlio sia proprio contentissimo di uccidere sua madre, lo sente come un peso, come una qualche cosa di cui farebbe volentieri a meno, lascerebbe probabilmente, gli si accontenterebbe di uccidere l'amante di lei, di lasciare lei nel senso di colpa, ma no, gli dei vogliono che lui uccida tutte e due, e questa doppia uccisione poi provocherà Oreste è un orrendo senso di colpa che sarà risolto poi attraverso le altre tragedie di Eschilo che fanno parte della trilogia. Ma c'è un'altra opera tragica che è ancora più significativa e suggestiva riguardo del potere del caso, che è il Didico dell'Edipo Re e dell'Edipo Colono. Sofocle, la storia di Edipo è terribile perché Edipo non ha nessuna colpa.
Edipo risolve l'enigma della Sfinge, uccide casualmente il padre Laio che ha incontrato, che non sa nemmeno che sia suo padre, quindi è uno qualsiasi, arriva a Tebe e sposa sua madre Giocasta, la regina vedova, senza sapere che sia sua madre, perché lui è stato abbandonato da piccolo. Quindi di fatto è tecnicamente innocente dei due peggiori peccati che un essere umano possa compiere, cioè quello di aver ucciso suo padre e sua madre. Ne deriva che poi tutta la stirpe di Edipo sarà condannata a una serie di vicende tragiche e terribili che daranno poi luogo a tutto un ciclo di tragedie particolari, di cui sicuramente la più bella è l'Antigone, ma la vita di Edipo non finisce lì. Perché mentre la madre, quando apprendono che i protagonisti dell'Edipo Re, che Edipo è quello che è, ha fatto quello che ha fatto, Giocasta si uccide ed Edipo invece si acceca con le sue mani e si condanna a vagare per il mondo come un povero mendicante. Avrà una vita molto lunga. Alla fine Edipo si reca a Colono, che è un paesino sulla strada per Atene molto vicino, ad Atene, che non viene scelto a caso perché Sofocle era originario della cittadina di Colono. Quando Sofocle scrive l'Edipo a Colono è alla fine della sua vita, c'ha 90 anni questo tragediografo, ed in questa tragedia uno si aspetterebbe che faccia poi i conti finali della propria esistenza, no? Non esiste, non è così. Sofocle ci racconta che Edipo, finalmente stanco e desiderando la morte, si reca presso la cittadina di Colono che gli hanno predetto che lì finalmente potrà morire, potrà togliersi dall'anima il peso della sua esistenza. E lì, nel bosco sacro di Colono, lui sparisce agli sguardi degli uomini. Si tratta comunque di un contesto molto drammatico e molto ambiguo nella rappresentazione, perché Sofocle all'alba dei 90 anni trasferisce nell'Edipo a Colono tutti i dubbi e tutte le incertezze sul senso della vita. Tanto è vero che il coro dell'Edipo a Colono pronuncia i famosi versi che sono: sarebbe meglio che io non fossi nato, venire al mondo implica soffrire, cosa sono venuto al mondo a fare? Meglio non nascere mai. Questo detto da un novantenne che ha avuto comunque una vita ricca di soddisfazioni, ha vinto il premio per il miglior tragediografo più volte nell'Atene del tempo, lascia molto perplessi. Tanto è vero che la tragedia poi viene rappresentata postuma, dopo la morte dello stesso Sofocle, quindi qualche mese dopo che Sofocle è morto. Ecco, queste due tragedie sono il trionfo del caso, la presenza di una necessità che costringe comunque gli uomini a comportarsi in un determinato modo e il mistero finale che è del tutto irrisolto per quanto riguarda il senso di tutte le vicende. Non esiste una spiegazione. Una tragedia attraversata da rivoli di sangue, di disperazione, di conseguenze per generazioni che verranno, che sono i figli di Edipo e i suoi eredi, eppure non c'è una spiegazione. È un po' il senso, se vogliamo, traslato della malattia e della medicina. Alcune persone si ammalano, altre persone non si ammalano. Alcune persone hanno una vita lunga e soddisfacente, altre hanno una vita breve e dolorosa. E di tutto questo noi non abbiamo alcuna ragione per potercelo spiegare. Abbiamo la medicina che serve ad aiutare, ma non abbiamo un qualche cosa che serva a spiegare. Se non facciamo magari un salto nell'ambito della fede, ma questo, della fede religiosa, ma questo è un altro discorso, eh? Quindi, come vedete, la tragedia greca è uno degli strumenti culturali più affini al ragionamento medico e anche al senso stesso del lavoro del medico, il quale non può fermarsi da un punto di vista filosofico a riflettere su questi temi, perché comunque ha bisogno di intervenire e di aiutare chi gli chiede aiuto. E questo è uno dei misteri più profondi e anche una delle ragioni più importanti, se non l'unica veramente importante, del gesto della medicina. Quindi, come abbiamo visto, mentre per Democrito
gli atomi erano del tutto casuali, creavano un mondo casuale, questa conoscenza legata agli atomi e alla casualità era un qualche cosa di strettamente immanente all'interno della vita degli uomini che poteva poi provocare situazioni limite come quelle che abbiamo visto nell'ambito della tragedia. Quindi l'atomismo democritero ha un'altra valenza psicologica e filosofica estremamente grave, che è quella legata a un pessimismo di fondo sulla sorte esistenziale dell'uomo. Lo stesso Sofocle, tutto si può definire meno che un ottimista, perché comunque alla fine il novantenne Sofocle si interroga su cosa cavolo c'è stato a fare al mondo. Non ha trovato nessuna soluzione, no? Come verrebbe da dire a Wittgenstein nel 1900 o giù di lì, non ci sono risposte, l'unica risposta è la domanda. Io mi posso chiedere, ma non ho una risposta da dare. Quindi su questo terreno culturale, su questo, diciamo così, humus primordiale, nasce. Che poi primordiale non è, perché la cultura, come vedete, negli antichi greci era già molto sofisticata nell'interrogarsi sui motivi di fondo dell'esistenza umana, nasce la figura di Ippocrate e la sua medicina. Che cos'ha di fondamentalmente diverso dal passato Ippocrate? Ha una capacità razionale di affrontare i problemi. Con la medicina di Ippocrate finisce il prevalere dei maghi, dei ciarlatani, la presenza di persone che si spacciavano come guaritori. La medicina di Ippocrate è una scuola. È una scuola per funzionare, deve saper dare delle risposte, deve saper dare un sapere che viene e può essere trasmesso agli allievi e quindi rimarrà stabile in futuro. Questa è la medicina di Ippocrate. Ed è una rivoluzione, perché se tu crei una scuola che non è legata all'effimero, ma può raccontare, hai creato un qualcosa che rimane nel tempo, anche nella nostra fragilità di esseri umani. È per questo che poi Ippocrate avrà una lunga eredità storica, no? Se voi andate a Kos, nell'isola di Kos, l'isola dove Ippocrate appunto è vissuto ed era originario, trovate il vecchio platano di Ippocrate, che è enorme, una pianta gigantesca che è sostenuta da una struttura metallica, se no cadrebbe, che secondo l'antica leggenda Ippocrate amava come rifugio, come luogo ombroso dove ragionare sui grandi misteri che stava indagando. Probabilmente non è quello, però vi dà l'idea di quello che è l'aforisma principale della scienza di Ippocrate. La vita è breve, la vita dell'uomo è breve, l'arte, cioè la medicina, è lunga perché è una scuola. Per diventare medico occorrono molti anni di studi, ma alla fine quando lo sei non è che hai il sapere, hai soltanto un punto di partenza per percorrere il tuo percorso esistenziale di aiuto verso gli altri. E possibilmente l'insegnamento verso chi vuole imparare un mestiere che tu stai apprendendo con tanta fatica. È una specie di ruota esistenziale che non ha mai fine e che proietta l'esistenza del singolo medico in un al di là di conoscenza e di sapienza di cui egli non è che una piccola parte. Vi dicevo, la scuola di Ippocrate viene fondata da Ippocrate. Ippocrate ha una vita abbastanza lunga perché vive tra il 460 e il 370 a.C., quindi vive circa una settantina d'anni. Non morirà a Kos, ma morirà in viaggio e avrà una sua Kos, oggi anticamente si chiamava Koh, oggi trovate sulle carte geografiche Kos. Ma il nome è moderno, tra l'altro è stata anche italiana per qualche decina d'anni dopo la guerra con la Turchia del 1911, in cui l'Italia, oltre la Libia, conquistò anche alcune isole del Dodecaneso. Per cui se andate a Kos oggi troverete che il museo dove sono raccolti i reperti degli scavi dell'ospedale di Ippocrate è stato costruito dagli italiani negli anni 30 del 1900, del XX secolo.
Pare che Ippocrate abbia scritto moltissimo, in realtà non sappiamo con precisione che cosa abbia scritto. Teoricamente ha scritto 53 libri, però sono diventati poi 72 e sono diventati 72 anche perché nella grande biblioteca di Alessandria non sappiamo che cosa abbiano combinato i bibliotecari. La grande biblioteca di Alessandria d'Egitto, che viene fondata dopo il 320 a.C., da Tolomeo, che è uno dei generali di Alessandro Magno, era una struttura in cui venivano raccolti tutto quello che era stato scritto nel mondo antico. Dopodiché i bibliotecari copiavano questi libri, queste opere, e le dividevano in determinate sezioni, in determinate, come si può dire, volumi, a loro piacimento. Per cui, quello che ci è arrivato di questa divisione è quello che ci hanno passato i bibliotecari di Alessandria d'Egitto, che sono vissuti 100, 200, 300 anni dopo Ippocrate. Qui non sappiamo minimamente quali elaborazioni siano state compiute né sul numero né sul testo delle opere di Ippocrate stesso, le quali poi hanno dovuto attraversare lo sfacelo dell'impero romano, i lunghi secoli del Medioevo, sono state a loro volta copiate dagli amanuensi medievali negli scrittoia dei conventi e alla fine sono arrivate a noi. Quindi le interpolazioni che ci sono stati, gli errori di copiatura, non li sappiamo. Di fatto ci sono alcune decine di opere che vengono attribuite a Ippocrate e che sono frutto essenzialmente del suo pensiero. Ippocrate predica una medicina razionale che rifiuta la magia, che è insegnabile, che è trasmissibile, ma predica anche una modalità di vita del medico che è completamente diversa da prima. Il medico che deve uscire da una scuola di Ippocrate, da una scuola ippocratica, è un medico saggio, è un medico che pratica la virtù, quindi un medico che non utilizza il suo mestiere per un vantaggio nei confronti del prossimo, per ottenere una ragione, ma lo utilizza per aiutare il prossimo. E ottenendo una pratica della virtù personale, riesce anche ad ottenere quel distacco fondamentale da un punto di vista empatico, cioè di comunanza, di visione col proprio paziente, che gli permette di effettuare una terapia la più efficace possibile. Questo è già un altro fatto importante. Quindi il rifiuto poi soprattutto della magia. La magia non trova più posto all'interno della visione ippocratica della medicina, è un qualcosa che va rigettato. Si insegna ciò che si apprende nelle scuole ippocratiche, si insegna ciò che si apprende attraverso l'esperienza e che è riproducibile. Cioè tu, una volta che hai appreso una tecnica di terapia, puoi ripeterla in altri individui e aspettarti che ti dia lo stesso effetto nelle diverse persone in cui la utilizzerai. Quindi si usa fondamentalmente la ragione. Esiste una costanza di fondo in tutto l'insegnamento filosofico e medico di Ippocrate, che è quello legato alla fiducia nella physis. Che cos'è la physis? È la forza di guarigione propria ed essenziale della natura. La natura ha una sua potenzialità guaritrice, che è essenziale, che è inimitabile, a cui l'uomo si deve accostare con un certo rispetto, direbbero gli alchimisti medievali, con la reverenza nei confronti della natura. L'uomo non è un padrone della natura, l'uomo non deve, l'uomo Ippocrate, il medico ippocratico, non violenta la natura, non la costringe a fare cose contro il corso naturale degli eventi. Questo troveremo dei filosofi nei secoli che verranno che diranno di fare così. Oggi molte volte si fa così e le conseguenze che vediamo sono quelle che sono. No, la medicina ippocratica rispetta il corso naturale degli eventi. Addirittura, secondo Ippocrate, esisteva un tempo in cui si decideva se si viveva, si guariva o si moriva. E questo tempo era più o meno una cadenza di 7 giorni. Dice Ippocrate, è una malattia
ha più o meno una cadenza di sviluppo di 7 giorni. Intorno al quarto giorno tu ti accorgerai se il malato vivrà o il malato morirà. In ogni caso avrai fatto tutto il possibile per aiutarlo, ma se non è possibile è perché è un fatto naturale che la malattia prenda il sopravvento. Ecco, questo rispetto per la natura è il più importante e più antico degli insegnamenti di Ippocrate. È possibile che all'età di circa 30 anni Ippocrate sia capitato dentro il più grande flagello e la prima grande epidemia, pandemia, chiamiamola così, vista l'importanza del mondo che colpì, che è la cosiddetta peste di Atene. La peste di Atene scoppia nel 429 a.C., la prima parte, la più intensa, durerà 2 o 3 anni, poi ci saranno altre recrudescenze, insomma, andrà avanti per quasi tutta l'epoca della guerra del Peloponneso, che va tra il 430 circa il 400 a.C., sono questi 30 anni cruciali, in cui, tra le altre cose, una delle prime vittime importanti della guerra della peste di Atene è Pericle. Pericle, che è il personaggio storico più importante di questo periodo, questa specie di signore rinascimentale che è in grado di governare con saggezza Atene, una specie di Lorenzo il Magnifico del tempo, che viene ucciso, spazzato via anche lui dalla cosiddetta peste di Atene, che poi non è affatto sicuro che sia una peste. Qui abbiamo una descrizione che ci fa Tucidide dell'inizio della peste. Dice che probabilmente questa peste è stata portata dagli Spartani, dall'esercito spartano che invade la penisola dell'Attica e porta con sé, non si sa bene come, la malattia. Questo è un episodio classico della presenza dell'epidemia. Ricordiamoci, non so, la peste dei promessi sposi che viene portata dai Lanzichenecchi giù in Italia, ci racconta Manzoni. Gli eserciti portavano spesso dietro di sé le malattie a cui erano abituati, no? Lo facevano i marinai con la peste del 1347, lo facevano le navi degli spagnoli quando arrivavano nel Nuovo Mondo, in cui più che i conquistadores hanno sterminato i poveri indios, il morbillo, l'influenza e tutte le sifilie, tutte le malattie che gli europei hanno portato nel Nuovo Mondo, di cui gli indigeni locali non avevano assolutamente delle difese anticorpali, per cui morivano come mosche. Tucidide, nel suo libro delle storie, che è uno dei capolavori della storiografia di tutti i tempi, ci racconta l'inizio di questa malattia. Ci dice anche che era una malattia misteriosa contro cui non c'era alcun rimedio. Tanto è vero che molti morivano senza alcun tipo di cura, ma morivano anche i medici una volta che si accostavano troppo ai malati. Ora, la peste di Atene non era una peste, perché poi la descrizione clinica che ne abbiamo da altre fonti, non è quella né della peste bubonica né altri tipi di peste come la peste polmonare. L'idea che mi sono fatto io è che sia probabilmente un'epidemia di tifo petecchiale, cioè di tifo esantematico, un tifo, una forma di infezione addominale, intestinale, che abbia anche poi degli effetti con delle macchie rosse sulla superficie della pelle. Il tifo esantematico viene trasmesso dalle pulci e dalle zecche ed è una malattia molto frequente, assolutamente inguaribile se non si hanno gli antibiotici. E le descrizioni cliniche sono molto suggestive più per il tifo esantematico che per la peste. Alcuni studiosi americani hanno pensato, ma secondo me l'ipotesi è troppo complessa, a una forma influenzale unita a un altro tipo di malattia della pelle legata a uno streptococco, uno stafilococco, insomma, a un altro microbo. Secondo me è troppo complessa. Tenendo conto delle condizioni igieniche del tempo, tenendo conto della difficoltà proprio logistica generata da una guerra totale, quale fu quella dei 30 anni tra ateniesi e spartani, perché non erano soltanto ateniesi e spartani che combattevano, Sparta si portava dietro i suoi alleati, che era 2/3 delle città greche, e Atene aveva i suoi alleati, che era 1/3 delle città greche della sua zona, più quelli della costa dell'Asia Minore, cioè dell'attuale Turchia, che a quel tempo erano colonie greche. Quindi è una guerra totale che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo orientale, no? E all'interno di un contesto del genere, dove non c'era misericordia per nessuno, le condizioni di vita credo
crollano drammaticamente e quindi crolla anche nelle condizioni igieniche. Tenendo conto che davanti a una malattia infettiva a quel tempo non c'erano rimedi perché non esistevano gli antibiotici né tantomeno gli antivirali, quindi non si poteva fare altro che morire. Da qui queste scene terribili che ci racconta ad esempio Lucrezio nel suo poema del Rerum Natura, che pure ha vissuto alcuni anni dopo. Alcuni secoli dopo, la situazione era assolutamente drammatica, si moriva e basta, i più resistenti sopravvivevano. E questa è passata alla storia come la peste di Atene, la prima grande forma epidemica. Ora, durante le epidemie, gli esseri umani danno il meglio e il peggio di quello che sono in grado di fare, no? E anche nel caso della peste di Atene, si ebbero degli episodi riprovevoli, degli episodi estremamente invece importanti, lodevoli, eccetera, eccetera. L'impotenza dei medici durante la peste di Atene provocò un ritorno della popolazione di più umili condizioni, ma anche dei ricchi, perché alla fine, davanti alla morte, ti attacchi a qualsiasi speranza, verso i maghi e i guaritori, che è una cosa che succede sempre, no? Durante le epidemie. L'abbiamo visto anche recentemente col Covid-19, quando non hai speranza ti affidi a qualsiasi speranza, no? E ci sono personaggi che non hanno molti scrupoli di suggerirti speranze che poi non sono tali, o sono fantasie, o sono cose che la ragione non può accettare, insomma. Quindi la necessità di costruire una medicina razionale fu qualcosa che a Ippocrate può darsi sia scaturito dalla visione di queste morti su scala così ampia che lui ha l'occasione di vedere durante la sua giovinezza di medico. Vede la popolazione di Atene ridotta in queste condizioni e pensa che un rimedio, un qualche cosa, vada comunque costruito. Per diventare medico a una scuola ippocratica dovevi percorrere un determinato percorso. Il percorso c'è un termine greco che lo indica e che è la parola odos, il cammino. Il cammino vuol dire che segui gli insegnamenti di un maestro che ti insegna l'arte della medicina. Ora, il concetto di maestro nella visione filosofica moderna è stato assolutamente massacrato. Per la medicina moderna i maestri non esistono. Esiste la statistica, esiste l'evidenza delle prove che è costruita sul numero degli esperimenti positivi che sono stati effettuati. Tutta l'antica medicina antica di Ippocrate era costruita sulla figura del maestro, perché la medicina era un sapere che veniva tramandato attraverso la conoscenza di un maestro, e quindi attraverso la conoscenza di un maestro potevi arrivare, pervenire a una conoscenza di base che ti facesse medico. Questo comunque rispettando alcune regole morali, che se non rispettavi neanche potevi esercitare la medicina, poi le vedremo commentando il giuramento di Ippocrate. Ecco, diciamo che il decalogo ippocratico, il giuramento di Ippocrate, rimane come proprio il fondamento stesso della scuola ippocratica, che ha due caratteristiche fondamentali, come abbiamo visto: la ragione come capacità di scoprire rimedi che possono essere trasmissibili pur nel rispetto della forza della natura, e l'etica. Quindi l'esempio etico del medico che è capace di condurre una vita eticamente positiva e quindi in grado, per questo motivo, per questa saldezza morale, di curare meglio i suoi pazienti. Sicuramente c'era un'influenza dell'antico insegnamento di Anassagora che Ippocrate aveva seguito da ragazzo. Ma era un pensiero, quello di Ippocrate, a suo modo anche rivoluzionario, perché immaginava che gli esseri umani, attraverso la ragione, attraverso la conoscenza, attraverso l'intervento sul malato e l'aiuto del malato, potessero cambiare il destino già scritto dell'uomo. Nell'antica Grecia c'era tutta una corrente filosofica molto antica, più antica sicuramente di quella razionale che abbiamo visto di Senofane e via dicendo, di Anassagora, che diceva che tutto era immutabile,
che tutto si svolgeva in modo ciclico, che il tempo dell'uomo non era che una ripetizione infinita di cose che si erano già verificate nel passato. Era il cosiddetto pensiero magico pitagorico. Pitagora era questo filosofo vissuto molto prima di Ippocrate, che predicava la necessità di adeguarsi a una visione magica e matematica addirittura della natura che ripeteva all'infinito i suoi cicli e i suoi intendimenti. Davanti, che cosa succedeva? Che davanti a una situazione del genere, gli esseri umani non potevano ribellarsi, non potevano cambiare il proprio destino, quindi non potevano nemmeno guarire qualcuno che soffrisse più di tanto, perché comunque il destino era quello e non lo potevi cambiare. La necessità era qualcosa di inviolabile, la necessità che riguardava te come essere umano, che fin quando riuscivi a scampare a una sorte negativa andava bene, ma quando capitava in una negativa dovevi accontentarti di fare da spettatore a quello che ti stava succedendo. La medicina di Ippocrate è qualcosa di completamente differente. Per la prima volta l'uomo interviene nei confronti della natura e tenta di sterzare il volante della natura da un'altra parte, tenta di aiutare un altro essere umano con tutte le sue forze. Rifiuta il destino. Questo è un'altra delle grandi insegnamenti della medicina occidentale, della medicina razionale. Esiste il rispetto della natura, ma esiste anche il fatto che io lotto contro un destino negativo di un mio simile e faccio di tutto per strapparlo a una negatività della sua sorte. E perché lo faccio? Lo faccio per filantropia, per la parola greca che vuol dire amore verso un altro essere umano in quanto uguale a me. Questo è il senso più profondo della medicina ippocratica e dovrebbe essere ancora oggi il senso più profondo della medicina. Solo che siamo talmente coperti da una massa di notizie scientifiche o pseudoscientifiche che alla fine il valore filosofico fondante della medicina sembra sparire coperto da questa serie di notizie del tutto inutili. Il giuramento di Ippocrate divenne un qualche cosa di così importante poi nel corso dei secoli che fu in un certo senso inglobato dalla Chiesa Cattolica, tanto che Papa Clemente VII Medici lo assorbì all'interno dei comandamenti della Chiesa Cattolica come un principio a cui i medici cattolici che volessero praticare la professione dovevano uniformarsi. Quindi il medico che chiedeva di poter esercitare la professione all'interno di uno Stato cattolico doveva dichiarare di aderire e di seguire il giuramento ippocratico. E adesso abbiamo nominato talmente tante volte che abbiamo davanti a noi il giuramento ippocratico. Questa è una traduzione che ho fatto io, insomma, perché ho cercato di modernizzarlo il più possibile, perché sono in giro le traduzioni veramente molto antiche, che non hanno poi una grande captazione, un grande fascino per chi se le legge. Però se lo leggiamo con calma, vediamo quanto sia ancora assolutamente attuale. Io giuro per Apollo medico e per Asclepio, quindi Asclepios è il dio della medicina, figlio di Apollo, no? Che gli ha dato questo potere. Perigea e Panacea, che sono due figlie di Asclepio e che sono delle dee della salute e della guarigione. E per tutti gli dei e le dee, ecco, quindi vedete subito, il giuramento ippocratico fa riferimento a, almeno formalmente, all'obbedienza a quelle che sono le regole della religione classica, per evitare di incorrere in una accusa di blasfemia, di eterodossia, no? Quindi come è successo con Anassagora, essere emarginato. Io giuro e prendo a testimoni, secondo le mie forze, il mio giudizio, che osserverò questo giuramento e i suoi precetti. Per prima cosa dovrò rispettare colui che mi ha insegnato quest'arte, cioè la medicina, allo stesso modo dei miei genitori, dividere con lui il sostentamento e dargli ciò di cui abbia bisogno, considerare i suoi discendenti come se fossero dei miei fratelli,
insegnare a loro la medicina, se vogliono apprenderla, senza alcuna ricompensa o condizione. Quindi il medico è tenuto a insegnare la medicina o quello che sa al proprio collega e a chiunque desideri diventare medico a sua volta nel modo migliore possibile. Rendere partecipi delle istruzioni dell'insegnamento e dell'intera disciplina i miei figli e quelli del mio maestro, l'importanza, la figura del maestro, e in seguito i discepoli che hanno prestato giuramento secondo il costume medico e nessun'altra persona. Quindi un contesto di tipo, se vogliamo, un po' classista, molto chiuso, ma anche mosso da rigidissime regole di trasmissione del sapere. Continuo il giuramento. Secondo le mie forze e il mio giudizio, prescriverò la dieta per giovamento dei malati e mi asterrò da ogni danno e violenza a carico di questi malati. Anche se richiesto, non darò a nessuno un farmaco mortale, né darò un consiglio analogo. Allo stesso modo, non prescriverò alla donna un rimedio abortivo. Qui siamo nel IV secolo avanti Cristo, e quindi, come vedete, la religione cattolica non c'entra assolutamente nulla, ma nel giuramento ippocratico sono contenuti questi due carli. Tu non praticherai l'eutanasia e tu non praticherai l'aborto. E quindi queste sono due cose che sono proprio fondanti della più antica tradizione medica. Poi possiamo essere d'accordo, non d'accordo, fare tutti i referendum che vogliamo, discutere all'infinito. Però, insomma, questo secondo me è anche uno dei motivi per cui adesso il giuramento di Ippocrate viene un po' messo in un angoletto, non se ne parla più di tanto, perché di fatto non è, come vedete, che vada molto d'accordo con certe visioni ideologiche della vita, che non sono poi tanto quelle del medico, sono più legate al sentire comune, al bisogno comune sociale, a una necessità di tipo sociale, perché bisognerebbe anche chiedersi quanto fastidio danno tanti malati terminali che non si decidono a morire e ci sia bisogno magari di alleggerire determinate situazioni assistenziali. Io non entro in questo campo perché è estremamente complesso e poi siamo alla fine della lezione che è già durata anche molto, però come vedete nel giuramento ippocratico c'è questo termine su cui è difficile equivocare. Ecco. Andiamo avanti a leggerlo. Puramente e santamente custodirò la vita e l'arte mia. Quindi il medico che esce da una scuola di Ippocrate si deve comportare bene. Non farò l'operazione della pietra, nessuno è mai riuscito a capire bene cosa sia, probabilmente l'estrazione dei calcoli renali, ma la lascerò agli specialisti di questa pratica. In qualunque casa io entri, dice il medico di Ippocrate, giura che vi andrà per il bene del malato, astenendomi da ogni azione volontariamente dannosa e da contatti impuri con donne e uomini, con liberi e servi. Atto fatto importante. Ora, in un contesto sociale come quello dell'antichità, dove non esisteva la morale sessuale che seguiamo oggi, che a parte l'evoluzione continua che c'è anche oggi, su cui è utile che ci torniamo, però c'è un concetto importante. Al medico non è lecito, una volta che è entrato in una casa per curare qualcuno, approfittare della situazione e trarne un vantaggio di tipo sessuale. Non lo faccia, per un contesto anche, non volevo dire di buon gusto, ma comunque perché potrebbe anche essere sesso tra adulti consenzienti, ma non è quello il punto. Il problema è che una contaminazione di tipo sessuale in un ambito sociale impedisce al medico di operare poi con la necessaria lucidità e imparzialità che è fondamentale. Già sul fatto che un medico venga pagato al termine di una prestazione tecnica ci sarebbe qualcosa da discutere, perché comunque potrebbe togliergli un'imparzialità di giudizio. L'imparzialità di giudizio e lo fare il massimo per un essere umano è uno dei fondamenti della medicina. E sicuramente un comportamento sessualmente non corretto è un qualche cosa che, come dice il giuramento, va assolutamente evitato. Qualunque cosa io possa sentire o vedere durante la cura, dice il medico di Ippocrate, che non sia da divulgare
ovvero anche fuori dalla cura nei rapporti della vita ordinaria, io la tacerò come cosa che non è permesso dire. Se osserverò questo giuramento e non lo violerò, mi sia concessa vita ed arte buona, quindi ovviamente che io viva a lungo e sappia fare bene il medico, e una fama di bravo medico presso tutti gli uomini e per sempre, per tutta la durata della mia vita. Mi accada il contrario se io trasgredirò e spergiurerò questo giuramento. Importante è questo passo: qualunque cosa io possa sentire o vedere durante la cura che non sia da divulgare, oppure anche fuori dalla cura, nei rapporti a vita ordinaria, io lo tacerò. Ecco, il segreto professionale, che è un segreto di tipo religioso. Non si può infrangere il segreto professionale. È un po' come avviene oggi con i sacerdoti col segreto confessionale. Insomma, il segreto professionale è un qualche cosa che non puoi infrangere. Lo puoi comunicare soltanto a un altro medico per il bene superiore del malato stesso, se questo te lo chiede. Ma anche il medico, tuo collega a cui lo comunichi, è tenuto lui stesso al segreto professionale. Il segreto professionale si può aprire soltanto nel caso di una richiesta del parente più prossimo, ma soltanto con il permesso del diretto interessato. Il segreto professionale è una delle cose più sacre che esista nella professione di un medico. Come vedete, il giuramento ippocratico è pervaso da una serie di nozioni di tipo assolutamente sacrale, eh? E trasmette una forma di religiosità, in un certo senso laica, al di là del guscio dell'invocazione agli dèi, che è estremamente moderna. Voi pensate che per più di 20 secoli non c'è stato nient'altro in ambito medico, in ambito filosofico e bioetico, a difendere i pazienti da abusi da parte del medico? Da operazioni di tipo criminale, come quelle che hanno fatto ad esempio i nazisti nei loro campi di concentramento, che il giuramento di Ippocrate. Tutti i regolamenti, le regole di bioetica, di comportamento, i comitati di bioetica, eccetera, che adesso ci sono negli ospedali, che decidono sulla correttezza o meno degli esperimenti, sono nati tutti dopo il 1945, e prima del 1945 c'era soltanto il giuramento ippocratico. Ciò nonostante, come vedete, il giuramento ippocratico è estremamente forte. In teoria nessun medico nazista avrebbe potuto fare quelle cose orrende che ha fatto se avesse osservato il giuramento ippocratico. E con questo direi che ho finito la lezione di oggi e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci.